Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su House of Ashes. Vi ricordo ragazzi che se volete potete sostenere la serie lasciando appunto un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere per questo secondo episodio almeno i 50 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Per cui eccoci qua di ritorno. La volta scorsa abbiamo visto tutto il preambolo iniziale ragazzi, 2000 avanti Cristo, una roba del genere, maledizioni, popolazioni che decapitano altre persone, guerre, mostri, catacombe, tombe, non si capisce, gente che muore, gente che vive, E poi ci hanno catapultato praticamente più o meno, diciamo, i giorni nostri, perché se non sbaglio era tipo il 2004, probabilmente una roba del genere. La mia memoria mi precede, ragazzi, vi chiedo scusa, per cui io direi di andare a continuare. Riprenderemo da dove abbiamo lasciato ovviamente la volta scorsa, guarda. Dico le cose ovvie. Okay. Quindi abbiamo praticamente visto che uno dei personaggi che stiamo impersonando è il tipo, come si chiama? Il tenente colonnello. Sì, è proprio lui. Non lo sapevo. Complimenti, genio. E quindi che la moglie, ragazzi, praticamente era un anno, insomma, che questi due non si vedevano. Quindi la moglie praticamente gli mette le corna. In pratica. E quindi ci hanno... Non posso saltare questa cutscene? Mi sa proprio di no. Vabbè, perché l'abbiamo già vista l'altra volta. Vi ripeto, ragazzi, che non ho ancora capito bene come funziona l'autosalvataggio qui. Perfetto, ed eccoci qua. La volta scorsa ci eravamo fermati qui. Io non ho ancora appunto, ragazzi, capito bene l'autosalvataggio, quando compare, quando non compare. Non ci ho fatto caso fino a mo', cercherò di farci attenzione d'ora in avanti. E una cosa che ho notato, che almeno due o tre di voi, ragazzi, mi hanno scritto nei commenti, perché vi ricordo che io ve li leggo tutti, che questo capitolo lo considerate addirittura il migliore della Anthology. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza stupita, perché come avevo detto la volta scorsa, ragazzi, da quello che io avevo potuto vedere nel trailer, la cosa non mi aveva entusiasmato più di tanto. Parliamo a pelle, ovviamente, proprio a prime impressioni, ragazzi. E quindi questa cosa mi ha lasciato abbastanza interdetta. Magari se c'hanno ragione, sono contenta, ragazzi, appunto, di poterlo giocare. Allora, un'altra cosa, tra l'altro, che dovevo mettere assolutamente sono i sottotitoli, grazie. Io direi tutti. Ok. Spero che la connessione regga. Lasciate la parte tecnica. Sapete, ragazzi, più che altro perché? Perché magari può capitare quel momento in cui pure io sto dicendo una cosa, quindi la mia voce sovrappone a quella dei personaggi. Un salone da ballo. E almeno così, sì, insomma... Immagino che Saddam amasse scatenarsi. Possiamo leggere quello che stanno dicendo, chiaramente, pure se c'è sto io che parlo così a vanvera. Comunque, in ogni caso, esaminiamo un pochettino. Allora, direzione della CIA. Gli obiettivi della squadra investigativa del Survey Group sono i seguenti: organizzare e coordinare gli sforzi di intelligence tra le agenzie governative. Stavo leggendo! Perché mi fate questo? Per una volta che stavo a leggere, che stavo a fare a casa un dettaglio. Colonnello. Ecco qua. Moglie e marito che si rivedono dopo un anno. Signora King. Eric è la mia squadra. Se vuoi fare un briefing, devi chiedere a me. Allora. Fermi, perché è vero, la volta scorsa abbiamo scoperto che Rachel se la fa con uno dei soldati, è ok, però da come questi due si stanno parlando in questo esatto momento non mi sembra, capi, che scorra proprio buon sangue fra i due. Quindi sinceramente non so che approccio prendere, in effetti, se fa l'arrogante a sto punto delle cose, lei arriva, si salutano così freddamente, è la mia squadra, pipì popote, non ci puoi metter becco, bla bla bla, io direi arroganza, ora è la mia squadra. Ora è la mia squadra. Che stai dicendo? Il comando mi ha assegnato ufficialmente la guida della task force. Oh shit. Stai scherzando? No. Sai che l'ironia non è il mio forte. Tenente Kolchek, se non ti spiace. Dal comando centrale. Conferma che il tenente colonnello King ha assunto il controllo dell'operazione. Azzo. Mi serve accesso alla vostra rete. E tu chi sei? È la dottoressa Stokes. Le ho dato accesso totale. Sì, immagino. Ok. Cercherò di arrangiarmi da sola.
Dottoressa Stokes, iniziamo la presentazione. Trovato qualcosa? Cioè io non ho finito di leggere quel documento che stavo leggendo. Vabbè, non fa niente. Ok. Che cazzo è? Sembra arte moderna. Sono immagini strettamente riservate del programma Kelus. Dovrei capirci qualcosa. È un sistema satellitare termico che ho sperimentato. Oh, incredibile. Prego, sperimenti pure. Quanto ti comporti parli, sempre zio. Così ai briefing, caporale? I ragazzi sono soltanto stanchi. Senza offesa. D'accordo. Le scansioni satellitari della zona di guerra hanno rilevato un possibile deposito sotterraneo. Ovviamente la scoperta richiede ulteriori indagini, ma nutro il forte sospetto che contenga le armi chimiche di Saddam. Ti abbiamo beccato, bastardo. Il comando centrale ci autorizza ad attaccare la struttura e requisire le armi presenti. Okay. Le ostilità sono finite, ma ci sono sacche di resistenza repubblicana in tutto il paese. Potrebbero usare quelle armi in ogni momento, dobbiamo fare presto. L'esercito ci darà un passaggio in elicottero. All'arrivo il tenente Kolchek guiderà l'assalto alla struttura. Conquistata, condurremo un'ispezione delle armi. Ok. Ascoltate. C'è stato un cambio al vertice, ma Rachel resta fondamentale per l'esperienza maturata sul campo e la conoscenza locale. Lavorerà con noi ed esigo che le mostriate il medesimo rispetto. Qualche domanda? Che cazzo stiamo aspettando? Forza! Quella zona lì è della tribù, colonnello. Non li sottovaluti. È gente feroce. Presumo avremo supporto aereo? Nah. Troppi velivoli ci farebbero scoprire. Faremo dentro e fuori, veloci. Sì, è quello che ha detto tua madre. Occhio, ragazzo. Se non fossi uscito in tempo, potrei essere il tuo papi. Ok, ora basta, Merwin. Ok, vabbè. Signore, che ne pensa? Battutacce a parte, fermi un attimo, cioè qua mi danno 3 miliardi di informazioni, non mi danno manco il tempo un attimino di elaborarle, cioè fermi. In pratica questi sono convinti di aver trovato attraverso sto satellite bla 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 quello che è il deposito di armi chimiche, mi sembra aver capito, di Saddam, ok? Quindi tutto bello, pipipi, ahaha, ci facciamo due risate, arriviamo, entriamo, analizziamo, usciamo, insomma, come se non ci fosse cosa più facile praticamente. Lui parla, cioè, come se potesse fare tutto così, proprio in un batter d'occhio, il nostro caro amico. Richiedere il supportario, gestiamo noi la situazione, direi. Il supportario ci farebbe scoprire, sono d'accordo con Cortivo. Faremo tutto da solo. Se qualcosa va storto, stacco la spina e andiamo. Con il dovuto rispetto, credo sia... Eccola. Con il dovuto rispetto, tenente Kolchek, non spetta a te decidere. Ok, ho fatto una scelta di merda. Merwin ha ragione. Se facciamo alzare troppi elicotteri, sarà facile scoprirci. Se avete dubbi, ne parleremo dopo. Non comunicheremo fino all'obiettivo. Se non rompiamo il silenzio radio in 24 ore, allora il comando invierà i soccorsi. In 24 ore succede di tutto. Ma smettila, dai, davvero? Di era solo per dire. È per non questo sappiamo. Che siamo in guerra. Questo è il motivo per cui lottiamo ogni giorno. Ve lo garantisco, signore e signori. Così impediremo a Saddam di usare quelle armi. Pronti tra un'ora. Andate pure. Ok, quindi ho scelto per non far richiedere supporto aereo. Place, da quello che ho visto, puoi darmi una mano? Subito. Temo che la scelta sarà stata una merda, ma vabbè. Il mio sesto senso pizzica. Oh, tesoro, senti, se vuoi ti do una bella grattata, ti va? Dico davvero, ho un brutto presentimento. Ce l'abbiamo tutti, tranquillo. Non passi troppo tempo con Eric. Puoi fare niente? Temo di no, ormai è il tipo, è Eric al comando. Scarico i dati aggiornati dal satellite. Così puoi restare sola con lui. Grazie, Clarisse. Accidenti. Eric. Dica. Dobbiamo parlare. Devo dirti una cosa. Non ho scelto io di prendere il comando della tua missione.
oddio, ho sentito la tua mancanza, è la nostra grande occasione, essere entusiasti. Allora, se lei gli ha detto dobbiamo parlare, perché probabilmente quello che vuole è parlargli della delicata situazione. Quindi andare su intimità probabilmente renderebbe le cose un pochettino più difficili. Potrei anche decidere di non dire nulla, ma siccome... non lo so, è la nostra grande occasione. Non dire nulla, dai, ma piuttosto. Vediamo. Non riguarda noi, Eric. Vorrei solo che tutto tornasse come prima. Accidenti. Già all'epoca le cose tra noi non andavano. Siamo stati peggio. Molto peggio. Non rendi le cose facili. Non è cambiato nulla, Eric. Lo sai. Noi due... non c'è un noi due, è finita. Ti prego, Rach. Non dire così. Ma lui non mi sembrava tanto entusiasta, cioè... Non porti più la fede. Ma... Ehi, fa più attenzione. Oh, scusa. Merda, scusa. Che cos'hai lì dentro, comunque? Che cazzo è? Luce ultravioletta. Per cercare esplosivi. Wow. Dammi qua. Non toccare. No. Quanto manca al download, Clarissimi? Mi serve subito. 5 minuti sono abbastanza subito? Ok. Sto scaricando i dati. Controllo le mappe satellitari. La connessione fa schifo. Ce la faremo bastare. Firmi un 1348? Eh? Un'autorizzazione. Poi... Certo. L'equipaggiamento. Controllalo bene. Ricevuto. Accidenti, accidenti, accidentaccio. Attendi il download. Parla con la scuola. Scuola? Con la scuola. Ah, certo, con la squadra. Ispeziona la sala riunioni. Allora, forse adesso magari... posso leggere i fogli che non mi avete fatto leggere tipo mezz'ora fa? Non cagate il cazzo. Allora, esplosivo flashbang. Sì, è proprio questo. Necessità è uno stato finale chiaro e convincente. Forse gli stessi sono impegnati a sventare la minaccia. Proprio secondo me. Il rischio che il regime distrugga le prove di resistenza. Gli alleati della comunità internazionale vanno rassicurati sull'operato dei nostri servizi segreti. Riservato al personale. Vabbè, chiarissimo. Tutte cose davvero interessanti, oserei dire. Ci interessava moltissimo. Questo era il foglio che stava a leggere prima, è vero? Era proprio questo, esatto. Organizzare e coordinare gli sforzi di intelligence tra le agenzie. La propria esperienza per svelare, ottenere e capitalizzare informazioni relative agli individui. Organizzare e coordinare, bla 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 bla. Tutta roba militare, una rottura di palle, insomma. Io salterei. Salterei assolutamente. Quanti cazzo di fogli devo leggere? Spiegatemi un po'. Riservato. Attività banditi. Distretto Soran. Sei andata scomparsa. Due volontari di Distretto Soran. Nomi dei suddetti. Bla bla bla. Ultimo contatto 2 settimane fa. Quindi volontari presunti morti. Attenzione. Quindi forse in questa zona, ragazzi, chissà per quale strano motivo, due persone sono scomparse. Davvero interessante, direi. America oltreoceano, missione compiuta. Il presidente Bush dichiara la cessazione delle ostilità in Iraq. Benissimo, questo è pure storico, ragazzi, tra l'altro, se mo vogliamo proprio dirla tutta. Qua c'è altro che devo vedere, qui sulla lavagna. Vediamo un attimino. Interessante, interessante anche questo. Davvero interessante. Qualcos'altro da queste parti? Pare di no. Pure su questa TV. Vabbè, questo è quello che stavamo guardando un attimo fa. Per cui va benissimo così. E qua pure posso esaminare. Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Vabbè. È quello che penso. WP, signore. Cioè? Fosforo bianco. Faranno da fumogeni. Ah. Tutto qui. Ok, solo per copertura, mi raccomando, non fate... Li useremo solo come copertura. I furbetti. È chiaro. Ok. Quindi sono fumogeni. Quello che infrange le convenzioni sulle armi. Praticamente. Ok, a quanto pare gli è rimasto chiaro. Parliamo con lei, possiamo parlare con lei? A quanto pare no. No, assolutamente no. Con lui
Che ha da dirci di interessante? Troveremo anche Ali il chimico in quel sito. Se è nei paraggi lo prenderemo. Varrebbe quasi la pena per lui. Quasi? A dire il vero, continuo a preferire il lavoro d'ufficio. Circolano storie inquietanti sul confine. Tipo? Davvero non vuole supporto. Potrebbe servire. Una storia inquietante tipo cosa? Parla, esprimiti. Abbiamo il vantaggio del fattore sorpresa. Non voglio correre il rischio di perderlo. Ok, signore, sta aumentando il fattore prepotenza, ragazzi. Non so quanto questo sia positivo, Ho preso la mia decisione. È fatta. Ti senti fortunato? Il cavallo dei miei si chiamava Fortunello. È scappato. Puntaci la fattoria. Ottimo! Sento che vinceremo tutto. Davvero splendido. Invidio il suo ottimismo. È quello che vi stavo dicendo, ragazzi. Sta aumentando il fattore prepotenza tipo a go-go, e questa non è mai una cosa positiva. Per cui vabbè, parlato con lui. Qua c'è la tizia che sta a fare i cazzi suoi. A che serve tutta questa roba? Dobbiamo essere agili. Dobbiamo essere pronti. È una struttura sotterranea, forse in costruzione. Meglio essere sicuri. Se vogliamo sentirci sicuri, portiamo più soldati. Sei tu il mio tecnico per caso? Ho chiesto per caso il tuo parere? Mi sembra di no. Tu saresti il tecnico? Hai buona fama. Ah, non era sarcastico, va bene. Mi sembra il minimo. Mi occuperò dell'equipaggiamento. E se salta fuori qualche iracheno, gli faccio saltare la cazzo di testa. E pensavo fosse tipo a mo... Sembri sicuro di te? Se ti serve aiuto con... Mo di sarcasmo. Va bene, dai, ci siamo fatti un amico. No, vabbè, no. Amico, non amico, cioè, farsi amici in questi casi penso che sia abbastanza... Pugni da montagna. Fighetto del cazzo. Fighetta a chi? Non ho capito. Ecco qua, ci siamo? Download finito. Agli elicotteri. Accidenti. È arrivato il momento, signore e signori. Cosa? Cosa? Tu hai una domanda. Te lo si riesce a leggere in faccia. Che pensi di lui? Immagino parli del grande capo. Bravo ragazzo. Ma qua giù, bravi non basta. Tu che ne pensi? Sembra abbia altro per la testa. Parli per caso di te. Wow, bene, vediamo se oggi, ragazzi, riusciamo a goderci qualcosa di succulento. Perché volta scorsa c'è stata tutta la intro, si sono viste cose strane. Vediamo un attimino. Tenente truppe di terra Iraq, ostinazione e coraggio. Porta un regalino a qualcuno. Zain? Anakit? Zain? Trova Zain, perlustra la stanza di Zain. Ok, perché ci fate giocare adesso nei panni di questo tizio? Caro Zain, il consiglio ha approvato la sua iscrizione alla Highgate University per i corsi di mitologia dell'anno accademico 2003-2004 che avrà inizio il 2 settembre 2003. L'offerta è vincolata all'accettazione dei termini che seguono. In caso di mancata adempienza, l'università si riserva di revocare la sua partecipazione ai corsi offerti. Completamento degli studi universitari con voti congrui agli standard minimi richiesti, ottenimento di un visto per studenti, bla bla bla. Comprendiamo che l'attuale scenario internazionale possa complicare l'ottenimento del visto e il suo trasferimento. Bla, insomma, è la risposta di una domanda insomma, di accesso all'università. Praticamente, quindi suppongo che Zain sia il figlio di questo tizio. Così per caso, non posso andare di qua. Non posso andare di qua. Posso andare di qua però, nella zona notte. E per caso in bagno? Minchia, c'è solo questo in bagno. Una lavatrice,
Dov'è il cesso? Dov'è il water? Vabbè, domanda che non ci interessa, direi, magari per ora. Possiamo aprire qua, ma prima di aprire qui, mamma mia, la telecamera qui, ragazzi, gioca brutti scherzi, direi, ma fa niente. Andiamo ad aprire, manco a di bussa, no? Del tipo un po' educato a bussare. No, 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 noi apriamo e basta. Ah, ok. Zain? Ok, bene. E che gli è successo a Zain? What? Dov'è Zain? Zain? Mitologia mesopotamica. Dell'antica Mesopotamia. Va bene. Ok. Forse avrei dovuto guardare il resto della stanza. Perché quando ci sono le freccette significa che l'azione che porta alla la sequenza successiva. La so, ho già fatto errori pure, ragazzi, in... in Little Hope. Cos'è? Che c'è? Che c'è? Che cosa? Cosa? Parla, noi non sappiamo. Noi siamo estranei a questa storia. Anna Salim. Salim Garkun. Abu Zain. Ehi, ragazzi, هو Zain مع مع هو Zain مع ابنك طارق. ايوه طارق هما مع بعض. راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه. كله بخير؟ mica tanto. È un regalo per lui, non diciamo niente sti cazzi, insomma. لا, ok. كله تمام, اصل كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه. لما يرجع ابعتهولي حالا. ما اقدرش اقول امتى هيجوا, انت عارف الولاد. اي وقت ابعتهولي لو سمحتي. طبعا. Ok, quindi forse lui è tornato a sorpresa, probabilmente. Il ragazzo non era a casa. Lui ha trovato quindi della merce rubata. Accidenti. كابتن بصري اهلا انا ملاس لازم نتحرك على طول تبقى العدو جاي يا سني العدو جاي علينا دلوقتي اكسيدنتي ايه يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا Era appena arrivato. Devo trovare i Addio, non si possono, regà. Non si può non ubbidire ai comandi di un superiore. Cioè, corpi militari così, nel senso, non te puoi rifiutare. Fondamentalmente di fare quello che ti viene detto di fare. Per cui, un bel guaio, che palle. Era appena tornato. خلاص يا دار دي اخر مهمة. Bene, ottimo. Ma dov'è la roba succulenta che vogliamo? Qua, raga, sta ancora cercando, deve ancora ingranare. Ricevuto mail 21 Coreale. Siete soli. Buona fortuna e auguri. Ricevuto. Grazie mille. Passa. Oh, c'è una gamba finta. Scaldatevi, ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi, Merwin, che fanno tua madre il triangolo delle Bermuda? Oddio. Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Questa era carina, dai. Che imbecille. Ehi, tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Complimenti. What? Ma complimenti cosa? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Lo dice anche tua madre. Basta sparare cazzate, pensate alla missione. Ehi, zitti un po'. Esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Tua mamma ti lascia portare donne a letto? Oltre a lei intendo. Hai ragione. Oh shit, boom, ehi, bitch. Che cazzo ridete? Prendi, zitto e porta a casa. Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto.
Contattare il CP ogni 4 ore. Posso contare su di te? Ehi, qualunque sia il problema, devi metterlo da parte. Mi servi qui, con me. Posso fidarmi? Te lo chiedo di nuovo. Posso fidarmi? Sì, ci sono. Non mi sembra... Ma qual è il problema, zio? Parla, Nick. Che cazzo ti prende? Niente. A me invece sembra che un problema ci sia, e come? Sto bene. Dimmi che non è quello. Oddio, che... Smettila di pensarci. Vai oltre, come me. Come te? Non hai premuto tu il grilletto? Siamo Marine, sergente. Spariamo ogni colpo insieme. Ok, lui pensa che stia pensando ancora a quella cosa che era successa, perché lui c'era rimasto molto traumatizzato. Boy Scout. In pratica. Prova da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I Marine sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Ma perché? Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, forse. Però, perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ci siamo quasi, Marine. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì. Ok, ce la faremo. Urrà! Sì, sì. Urrà! Ipip, urrà! Che entusiasmo! Yuhu! Che gioia! Porca vacca. Comunque sì, pure sti dialoghi un po', cioè, un po' mi sembrano messi lì un po' per allungare il brodo, ragazzi. Poi per carità, Mo succede un po' di patatrac, secondo me, ragazzi, eh. Benissimo, è arrivato il momento. Forza, vediamo se succede qualcosa di interessante. L'American, l'assacker l'American Gump. Ci hanno scoperti. Già. Attendiamo ordini. Tra l'altro, dividiamoci senza sparare, andiamoci caut, per carità, va. Dobbiamo usare la testa. Cioè, oh, siamo cauti, non ci facciamo scoprire di qua e là. Oh, cioè, un minuto dopo essere atterrati. Ah, oh, ci hanno scoperti. Attimo lavoro. Ottimo lavoro. Giù, giù, faccia a terra, ora. Mani dietro la schiena. Ok, calmi, calmi, calmi. Non bisogna fare cose avventate. Avviaio però! Tish, tish. Via libera! Libera! Perimetro sicuro. I prigionieri collaborano. Ok, Rosa. Benissimo. Dì al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Ok. Perimetro sicuro, bla bla bla, cose belle. Questi non sono nemici, sono pastori. Tenente Kolchek, aggiornami, prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Lo troveremo.
Che vuoi dire, tenente? Lo troveremo, signore. Vabbè. Dobbiamo ancora setacciare la zona. Cioè, non cagare il cazzo. Ho detto se c'è. È stato un rischio. Se troverà, no? Ma ne è valsa la pena. Zero vittime, lavoro pulito. Grazie, signore. Certo. Tuttavia, eventuali miliziani potrebbero averci sentito. La squadra è pronta a tutto, colonnello. Già lo sapevano. Già lo sapevano. Ancora tutto prima che voi arrivaste. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. Posso interrogarli? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Andiamo. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Certo. Non so voi, ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì? Per caso è quel... intuito femminile di cui si parla? Sì, vuoi vedere che succede quando si incazza? No, va benissimo così. Devo perquisirti. Non te capisce, genio. Assalamu alaikum ya akhi. Lazem as'al as-su'al wa lazem tuqul al-haqiqa. In arabo, grazie per averlo scritto perché non lo sapevo. Ordini, signora. Presentimento, lo farò parlare. In che senso? Non dire nulla. Che cazzo? Non l'ho capito le domande. Hasalak marra tanya. Fin makan il maghzan. Non credo te lo voglia dire. Ma che diavolo è? Sembrerebbe un ufficio. Pagana, forse. Ida. Ah. Hatarafu qarib. Oh shit. È una minaccia per caso? Ma cosa? Che stracazzo. Intu kam hena? What? Ah. Aia. Minchia. Così male? Addirittura. Niente, non ne voglio sapere. Caporale, tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Niente da fa, non hanno parlato. Interroga i pastori e perlustra la fattoria. Vabbè, allora, tanto qua ci stanno i tizi che controllano un attimino. E qua dentro mi sembra non si debba fare altro, per cui usciamo un attimino. Ma chi è che fischia? Era armato, signore. Qui sono tutti armati. Di bunduqiya kbira qawi ya akh. Akthar min anta mahtaju lil ghanam. Fin madkhal al maghzan. Pure. Lo devo colpire per forza? Provaci ancora. E io ti faccio a pezzi e ti do in pasto agli sciacalli, cazzo. Scusate, raga, ma non... Altri prigionieri? Non me la so sentita, sì, insomma. Sono di là. Andiamo. Di colpirlo. Probabilmente... Probabilmente nella realtà lo avrebbero fatto, però... Non stanno creando e opponendo alcuna resistenza, per cui mettergli le mani addosso, sinceramente, è un po' così a caso. Allora, io sono venuta da qua, mi sembra, per cui andiamo di qua. Marin, voglio che setacciate l'intera fattoria, da cima a fondo. Ok. Ogni letto, baracca o latrina. L'ingresso al silo deve essere vicino. È stato Merlin che ci ha portato sfiga. Dai. Non credo alle maledizioni, alle fatine o a Babbo Natale. Sì, per il fatto di averlo Babbo fatto Natale. Voltare, no, bla bla bla. Lui esiste. Mi hai rovinato il Natale, sai? What? Ma che bisogno c'era? Zitto, perché fischi? Stia zitto. Allora, perlustriamo un po' qua in giro. Andiamo a parlare con tizio qua. Tizio muso lungo. Non c'è un cazzo. Grazie. Vuoi dire qualcosa, sergente? Ancora. Guarda a terra. Cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce? No. Questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Kelus ha sbagliato tutto.
Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Magari no, appunto. Sì, signore. La perquisizione in effetti non è finita. Bisogna sbuscicare per bene. Perché tutto può essere. Maschere antigas. Sono maschere antigas. Che se ne facevano? Scusate, cioè se questa fosse davvero solo una fattoria, che minchia se ne dovevano fare delle maschere antigas? Me lo spiegate? Minchia, regà, allora, la telecamera in sti spazi stretti, cioè, però non si può vedere, eh? Non credo che parleranno. Sono proprio resti. Oh, ecco qua. Accesso a una botola. Interessante. Non mi dire. È eroina. Ah. Una oh mio Dio. Dopo l'altra. Ammappede. Giusto 2 grammi, Voglio che lo vistiate da cima a fondo. Quindi un buco all'acqua praticamente. Dio mio, il delirio. Così improvvisamente. Pezzi di merda! Vabbè, che ne dici un'altra non è che la cosa migliora, eh. Oh shit. Oh shit, signori. Finalmente un po' d'azione. Fatto sta che... Sono sulla collina, rispondi al fuoco. Sto posto è quello giusto oppure no? Dov'è, oh? Ma... Boh, così a caso. Non li vedevo, sinceramente. Poi il mirino è diventato magicamente rosso. Io non riderei se fossi in te. Che botta di adrenalina. Rachel! Dove sei? Dica! Rachel! Indietro! Stai indietro! Andiamo! 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 Cioè si espongono così, questi arrivano, corrono così tranquillamente. Non è mica tanto, Sì, fanculo anche tu. Ok. Uno. Bruciamoli tutti col fosforo. No, no, no. No, 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 ragazzi, no. No. E cantare kumbaya intorno al cazzo di fuoco. Non dico questo, ma non è proprio il fuoco. No, no, no. No, non c'è da pensare, raga. Ci massacrano. No. Permesso di usare il fosforo. Negativo, assolutamente. Non ci sto manco a pensare. Esatto, questi erano gli ordini, Quindi così avevamo deciso, non romper cazzo. Op. Oh. Boom! A mappede! Mica che scoppio! Mica ci è andato giù di capriola, ragazzi! È recuperato come uno scarafaggio! No! Fa male, ma non stai male. No, 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 dai, dai. Fermo, calmati. Non è così grave. Oh, non è grave, è solo un graffio. No. Ma non muoverti. No, no. Valle. Oh. Prega, fratello.
aperta. Ovviamente, ragazzi, la cosa è triste, ma non a quel punto triste. Sti personaggi non li conosciamo praticamente per niente. Silenzio revocato. Qualcuno mi aggiorni sul contatto. Passo. Mi sa che è precipitato. Oddio, che è? Credo proprio sia precipitato. Calma. Stenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. È disarmato. Ecco fatto. Lo sapevo. È disarmato. È disarmato, ragazzi. No. Cazzo! Nessuno parla più la nostra lingua. Vabbè, cioè, quello, dai, che differenza ci poteva. Ti conviene non sbagliare. Basta violenza. Che cazzo succede? Oh mio Dio, quella è la statua della colica. What the fuck? Minchia, mi fate succedere le cose quando devo finire l'episodio. Ma non ci sta a credere, se sono aperte voragini nel terreno, terremoti, crepe. Gente che precipita nelle bocche delle statue delle coliche renali. What the fuck? Niente, raga, allora, io direi che l'episodio di oggi lo terminiamo qui. Mi dispiace perché ovviamente è stato un pochettino lentino, però se il gioco, insomma, è così, non possiamo fare altro ovviamente che stare a guardare quello che succede. E secondo me si entra nel vivo proprio adesso, perché stanno, ragazzi, precipitando in quel tempio, non so se lo si può definire tale, che appunto abbiamo visto lo scorso episodio, in cui c'erano quelle creature che non si è capito tanto bene cosa fossero, per cui secondo me si entrerà nel vivo dalla prossima volta. Questo video termina qui, io ringrazio tutti voi, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!